sul balcone di casa mia. Oggi ho trovato per strada a Milano, siamo all'inizio di agosto, cos'è oggi? Il 7-8 agosto, non mi ricordo. Guarda gli uccelli che volano lì, non si vedono purtroppo, ci sono degli stormi, ci sono degli stormi di uccelli sul tetto. Che peccato, sapete quegli stormi che poi fanno le nuvole, no? Vabbè. Io oggi ero in bicicletta a farmi un giro, ma sono tantissimi. E tornando, perché finalmente non faceva più quel caldo allucinante, quel caldo che ti toglie tutte le forze, no? C'era sul marciapiede un accatastamento di cose da buttare tra Corso Genova e via Molino delle Armi a Milano. E a un certo punto ho visto che tra queste cose c'era una tela rovesciata e sopra c'era una vecchissima calcolatrice e altre cose. Io mi sono incuriosita molto, allora ho appoggiato la bicicletta al muro e ho tolto le cose che c'erano su questa tela e poi l'ho guardata e la tela è questa qui che mi sono portata a casa. Scusate, c'è qualcosa, il reggiqua qua che... Adesso è messa in verticale, cioè sarebbe così, insomma è messa in verticale e le parti più grigie all'interno dell'area chiara è polvere, quindi piano piano con un pennello dovrò pulirla e questo dipinto dietro è titolato e firmato, adesso vi faccio vedere. Vediamo un po'. È titolato Isola del Bo, Salvatore Panarella o Passarella, ma credo Panarella 77. Poi qua c'è scritto opera numero, non so, non si capisce, 5, 70-90 è la misura, immagino, della tela. Probabilmente questa tela era in una cantina, forse l'appartamento è stato affittato a qualcuno o venduto a qualcuno, oppure semplicemente chi ci sta dentro si era stufato, forse sono subentrati degli eredi, non lo so, non lo so. Fatto sta, scusatemi, ecco, questo è il modo in cui bisognerebbe guardare questo dipinto. E io ho pensato, ma com'è possibile buttare via un dipinto? Com'è possibile buttare via così per la strada? Tra le cose vecchie che poi vanno a finire in una discarica, com'è possibile far finire in una discarica un dipinto che è un atto poetico? È un frammento dell'immaginario o anche proprio è il mondo, la sensibilità di chi lo ha fatto. E allora ho detto, ma no, non ti lascerò finire in una discarica, ti porto a casa. E così adesso dovrò pulirlo, probabilmente quando sarà pulito sarà tutto un po' più piatto perché questa polvere, che non so se toglierò del tutto, questa polvere dà comunque delle profondità. Ecco. Bene è arrivato, dipinto. Non sei finito in una discarica. Il mondo di Salvatore Panarella non è andato perso del tutto. Arrivederci da Maddalena. Chissà se riesco a inquadrare tutti quegli uccelli, ma che uccelli sono? Non si vedono.